Inizia con una tragedia il 2020 sassarese. Ieri, 1 gennaio, infatti, si è spenta nel reparto rianimazione dell'ospedale civile una ragazzina di soli 14 anni, ricoverata in gravissime condizioni a causa probabilmente di una meningoencefalite batterica, non meningococcica. La giovane era stata ricoverata domenica 29 dicembre, con le sue condizioni che si sono aggravate negli ultimi giorni. Non essendo una forma di meningite riconducibile ad un virus, quindi non contagiosa, le autorità sanitarie non hanno attivato i protocolli di profilassi, stretto il riserbo attorno ai familiari. Gli agenti della Questura di Sassari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Sassari per provvedimenti restrittivi nei confronti di appartenenti al medesimo nucleo familiare. I provvedimenti cautelari adottati dal GIP vanno dagli arresti domiciliari all'obbligo di firma. Le indagini che hanno portato all'adozione delle misure cautelari suddette hanno preso avvio alla fine dello scorso mese di ottobre, quando un anziano residente in città si era avveduto di essere stato derubato nel corso della notte precedente, nonostante fosse presente in casa. L'uomo vive da solo e nei giorni precedenti al fatto in commento era stato avvicinato e circuito da una giovane donna sassarese di 29 anni, pregiudicata, che era riuscita ad entrare in casa della vittima, avendo così modo di vedere la dislocazione dei locali e soprattutto l'esatto punto in cui era ubicata la cassaforte poi svuotata durante il colpo. In occasione dell'accesso all'appartamento della vittima, la donna aveva anche avuto modo di individuare il luogo in cui il malcapitato custodiva tutte le chiavi. Immediatamente dopo il furto, che aveva fruttato ai ladri un bottino di circa 100.000 euro in oggetti preziosi, era iniziata una massiccia attività di versamento della refurtiva in vari esercizi compro-oro operanti in città, effettuata da diverse persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, che pur di rendere difficoltoso il riconoscimento della refurtiva in diverse occasioni, gli oggetti preziosi erano stati fatti a pezzi e conferiti separatamente in diversi compro-oro. Valutata la gravità del quadro indiziario, il GIP ha applicato alla donna introdottasi nell'abitazione della vittima la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'accusa di furto in abitazione. La stessa misura è stata applicata ad un altro componente del nucleo familiare per ricettazione continuata. Dello stesso reato dovranno rispondere anche gli altri indagati, ai due dei quali è stato applicato l'obbligo di dimora nel comune di Sassari, mentre alla più giovane del gruppo è stato imposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il personale della Polizia di Stato ha segnalato in stato di libertà un cittadino nigeriano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nel corso di servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, posti in essere in ambito cittadino dal personale della squadra mobile, è stato notato un cittadino nigeriano che con passo veloce, dopo essere uscito da un centro di accoglienza sito nella zona industriale, è entrato in un'autovettura posteggiata poco distante. Gli operatori, dopo un piccolo pedinamento, hanno notato che all'interno della vettura vi era un ragazzo ad attenderlo. Nel frangente è stato constatato che quest'ultimo, sempre sotto la vista degli operatori, ha estratto qualcosa dalla tasca del giubbotto per consegnarla al conducente del veicolo. Prontamente bloccato, il medesimo ha fatto cadere sul cruscotto della macchina un involucro risultato contenere dell'eroina. Sottoposto a perquisizione personale, sono stati rinvenuti nella tasca del giubbotto altri tre involucri dello stesso tipo e la somma di 160 euro probabile provento dell'attività illecita. Per i fatti accertati, il giovane nigeriano è stato segnalato all'autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l'assuntore è segnalato per la violazione amministrativa alla locale prefettura. Ha pesato 3,150 kg e si chiama Rachele, la prima nata a Sassari nel 2020. Nata alle 11:39 con parto cesareo, mentre l'ultimo nato del 2019 è un maschietto. È nato il 31 dicembre alle ore 16:50, ha pesato 3,640 kg e si chiama Diego. È il primo figlio di una coppia dell'Interland sassarese. Il 2019 appena concluso è stato l'anno delle femminucce. Sono stati infatti 736 i fiocchi rosa registrati nella clinica di ginecologia e ostetricia della O di Sassari, mentre sono stati 716 i fiocchetti azzurri. Su 1.427 parti, 788 sono stati spontanei, 639 invece i cesarei. Sul totale dei parti, 26 sono stati gemellari e 3 trigemini. Cresce il numero dei piccoli stranieri nati a Sassari rispetto al 2018, confermandola così come città multietnica. Nell'anno appena chiuso sono nati 136 bambini stranieri, mentre l'anno prima il dato si era fermato a quota 92.
I più numerosi sono quelli di nazionalità rumena, che raggiungono quota 22, a seguire sul podio i piccoli di nazionalità nigeriana, a quota 16, e di nazionalità marocchina, con 10 nuovi nati. I dati sulle nascite, se raffrontati con quelli del 2018, fanno registrare nella clinica di ginecologia e ostetricia una crescita di 322 bambini, un aumento in parte dovuto alla scelta delle mamme di partorire in una struttura dotata di una neonatologia e teen, e in parte dalla chiusura del policlinico sassarese, che ha portato molte donne a preferire la struttura pubblica di Viale San Pietro rispetto alle altre del nord dell'isola. Il Pozzo Sacro di Santa Cristina è situato nel territorio di Pauli Latino, nel centro della Sardegna. Fu edificato in epoca nuragica, utilizzando le pietre di basalto tipiche di questo luogo. Il tempio è a forma di trapezio e 25 gradini ci conducono nella discesa verso la base del pozzo. La volta è a forma di ogiva, le cui pietre sono finemente lavorate con una tecnica particolare che i maestri scalpellini nuragici utilizzavano nel costruire i monumenti religiosi. Le pietre che circondano il tempio creano il recinto di questo luogo sacro. All'ultimo chilometro, Marco Pantani sta per concludere il suo quotidiano meraviglioso show. È tornato Pantani, primo sul Mont Ventoux. Eccolo qua, Pantani, ancora lui sui pedali, trionfa ancora. Marco Pantani in questo momento è il miglior scalatore del mondo. A mio padre piaceva Pantani per quel manubrio incollato alle mani, che fa giocare carte scoperte e custodire una faccia antica, abituata alla mala sorte ancora prima che alla fatica. A mio padre piaceva Pantani perché sapeva di eroi lontani, per quel procedere controvento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta, dovere primo di ogni pirata. Sali, 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 alto sui pedali, alto sui pedali. Sali, 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 sali.
piaceva Pantani. Dico parole di cose umane che si raccontano a luci spente, tanto leggere che non si sente, per poi accettare il proprio destino di ogni pirata. Dov'è Primo? Sali, 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 alto sui pedali. Sapeva di eroi lontani, per quel procedere contro vento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta. Dove è Primo di ogni pirata? Per sempre andrai, per sempre in salita, nessuno mai sopravvive alla vita. Mio padre piaceva Pantani. Dico parole di cose umane che si raccontano a luci spente, tanto leggere che non si sente, per poi accettare il proprio destino di ogni pirata. Dove è Primo? TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.